Ai familiari delle vittime che cercano di raggiungere Sochi sul Mar Nero, le autorità consigliano di lasciar perdere, visto che tutte le salme saranno trasportate a Mosca per essere identificate col DNA. Malgrado la presenza massiccia di navi, elicotteri, squadre di soccorso, recuperati finora solo 12 cadaveri al largo di Sochi, dove all'alba si è schiantato il Tupolev dell'aeronautica militare russa che trasportava 8 membri di equipaggio e 84 passeggeri. Sulle cause del disastro non aiuta granché un breve video di una telecamera di sorveglianza che alle 5:27 del mattino ha ripreso un bagliore lontano. Il velivolo era partito nel cuore della notte dall'aeroporto militare Chkalovsky di Mosca ed era diretto all'aeroporto siriano di Lattakia. A bordo c'erano 64 elementi del leggendario coro dell'Armata Rossa assieme al loro direttore, il generale Valery Khalilov. Avrebbero dovuto eseguire il concerto di Capodanno per le truppe russe di stanze in Siria. Con loro c'erano 9 giornalisti e tecnici di 3 canali TV di Mosca, ma anche una donna molto famosa in Russia, Elisaveta Glinka, che portava in Siria un carico di medicinali e di attrezzature mediche per l'ospedale di Lattakia. Dopo uno scalo tecnico a Sochi alle 5:25 del mattino, il Tupolev era ripartito per la Siria, scomparendo però dai radar solo 2 minuti dopo. Le autorità ora dichiarano che tutte le piste sono aperte, anche quella dell'attentato, e ribadiscono che le condizioni meteo erano ideali, che i piloti erano molto esperti, avevano all'attivo migliaia di ore di volo e che l'aereo aveva recentemente superato un severo test di controllo. Quando verranno trovate dai sommozzatori, saranno le scatole nere a chiarire il mistero. Intanto per domani Vladimir Putin ha dichiarato il lutto nazionale.